un'energia bellissima, una visione bella, una visione vera. La luce non si è mai spenta, questo si tocca con mano. La luce si è affievolita, ma era forte e questa forza arriva fino alla notte e illumina la notte di luce. Il percorso musicale comincia con Mattutino, con la forza della luce del mattino, un pezzo che è dedicato proprio a questa forza. Passa attraverso il silenzio, quel silenzio a cui ci ha richiamato il sindaco, che è fondamentale per cogliere questi significati profondi, questa verità della vita che porta alla possibilità di uscire fuori da un momento così difficile, così doloroso, ma uscire fuori con molta più forza, con molta più sostanza, con molta più consapevolezza. E questo percorso finisce con un pezzo che si chiama Notte di Luce, è dedicato proprio alla città di Cremona, dove il suono si sente che è nella sua casa, in una sua casa importante. A Cremona si sente il suono anche nel silenzio, come ci ha ricordato il sindaco, e io oserei dire si sente il suono anche nel respiro, ma non banalmente dicendo che si respira musica perché si sa che c'è una storia dietro, no, proprio si sente nell'aria, nel sapore dell'aria, nella capacità delle persone di condividere, di trarre insegnamento dal suono. Il suono ci porta su un linguaggio molto particolare, che supera le differenze della lingua, le differenze della cultura, le differenze di generazione, di età. Pensate che, come tutti voi sapranno ovviamente, non c'è niente di più normale di un'orchestra giapponese con un direttore coreano, con un primo violino inglese giovane, con un primo oboe finlandese che suonano musica di un compositore tedesco di 200 anni fa. E perché si trovano su un campo espressivo comunicativo arcaico, primordiale, un qualcosa che precede la parola intesa come concetto logicamente fondato e quindi abbatte ogni barriera, abbatte ogni difficoltà di comunicazione e porta a quella condivisione che è quella che tiene uniti con l'umanità e genera quella forza che si sta sprigionando adesso. Io sono d'accordissimo con quanto è stato detto, che questa cosa andrà avanti oltre questo evento, oltre quello che avviene, perché quando si immette un qualcosa di così bello, evidentemente deve continuare a viaggiare. Le vibrazioni del suono, prima che si disperdano, ci vuole molto tempo. Io sono entusiasta, concludo dicendo solo una cosa. Ieri sto vivendo dei momenti particolarmente emozionanti, sotto tanti punti di vista. Ieri l'Orchestra Filarmonica Italiana, che insieme a dei solisti eccezionali, sono dei solisti tra i più importanti al mondo, che hanno aderito con questo spirito a questa iniziativa, sono la giovane violinista Clarissa Bevilacqua, che ha appena vinto il premio Mozart a Salisburgo, è un talento assoluto che si sta esibendo in tutto il mondo, Alessandro Carbonare, che è un primo clarinetto di Santa Cecilia, nonché un solista internazionale anche lui, che vanta collaborazioni con tutte le più grandi istituzioni del mondo, dai Berliner Philharmoniker ai Wiener Philharmoniker, ai Chicago Symphony e via dicendo. Carlo Whitehall, pianista classico, jazz e collaboratore per più di 20 anni di Franco Battiato, orchestratore e direttore dell'orchestra di Franco Battiato. Mariella Guarnera, mezzosoprano, anche lei interverrà con uno spirito, anche l'unico pezzo che diciamo differisce dagli altri, perché allarga la possibilità espressiva della spiritualità attraverso il suono, si rivolge a un altro campo espressivo. Michela Pavese, coreografa e ballerina, che attraverso la sua arte di mettere nella fisicità e nella coreutica il suono porterà ancora un ulteriore campo espressivo. Ecco, e il tutto con l'Orchestra Filarmonica Italiana, un'orchestra eccezionale. Quello che vi volevo raccontare per concludere è che ieri si è vissuta una cosa veramente speciale. I musicisti si sono ritrovati per la prima volta dopo questi 3 mesi di lockdown. Bene, la gioia di condividere con il suono la loro arte, di ritrovarsi insieme, si sono commossi, si sono messi a piangere abbracciandosi. Questa è stata una cosa stupenda, perché non era solamente la gioia di rivedersi, era la gioia di continuare a portare avanti permettetemi il termine, io la vivo come una missione in un certo senso, quindi scomodo questo termine.
facendo musica, comunicando su quel campo espressivo comunicativo a cui ho fatto cenno e comunicando con lo spirito dell'uomo. Io ringrazio il dottor Paloschi, la città di Cremona, l'LGH, tutti coloro, non dimenticherei qualcuno, quindi non fatemi citare tutti, ma si vede che sono, la mia memoria non fa troppo difetto perché sarebbe difficile citarli tutti. Però veramente è una cosa della quale sono onorato nel più profondo dell'animo di far parte e spero di poter portare un contributo attraverso il suono che duri nel tempo, come ha detto il nostro sindaco. Ho detto il nostro, io non sono di Cremona, ma mi sento di Cremona, e ho cominciato di un lapsus freudiano. Grazie.